questo che ho di fronte è l'immagine di chiesa, di sogno di chiesa che io vi dico di no. E vi spiego subito il perché. Primo, perché ci manca tanta gente. E quindi mi dico, apriamo quelle porte, ma apriamo per uscire ad andare ad incontrare quelle persone che non ci sono. Ma questo vale non per il momento di stasera, è solo una metafora mia, capite? Ma poi anche perché sto vedendo i preti, i miei preti qui di fronte a me, le autorità in prima fila qui di fronte a me, tutte le suore confinate lì sulla destra. E poi, non è questo il sogno della Chiesa. Lei ha detto che questa lettera pastorale è un canto che invita tutti al viaggio, al cammino, a non restare mai fermi. Sì, è un po' un imperativo per la fede cristiana, ma soprattutto per una fede che voglia rispondere alle sfide, alle esigenze di oggi. Essere in cammino significa, ecco, non rinchiudersi nelle norme o nei comandamenti o nelle regole, ma fare della fede una esperienza che raggiunge tutti, perché la consolazione del Vangelo possa arrivare a tutti. Prendendo spunto anche da quello che ha scritto Don Mimmo, lei ha detto una chiesa laboratorio, una spina, una provocazione, una sfida nella nostra vita di cristiani. Sì, mi piace pensare che più che dispensare delle sicurezze, ecco, apriamo dei varchi nella vita delle persone, suscitiamo un po' di nostalgia di Dio, ma anche di umanità, che forse abbiamo bisogno anche di questo. Voi tutti sapete, e me lo insegnate, che la Chiesa è nata da un soffio. È nata il giorno in cui uomini, paralizzati dalla paura, chiusi in una stanza per difendersi dal mondo esterno, sono stati investiti da un vento gagliardo. E si è manifestata, fatta conoscere, provocando stupore, quando quegli stessi uomini si sono ritrovati scaraventati dal vento fuori di casa e si sono messi a parlare facendosi capire da tutti. Lo diceva Don Francesco, è scritto nella lettera, la vocazione della Chiesa non è staticità. Non è la difesa di se stessa, l'arroccamento nelle proprie strutture, ma è un dinamismo di radiazione, è un mescolarsi nella diversità, è un comunicare con tutti, nessuno escluso. Essere mandati, perché questo è il mandato che come Chiesa abbiamo ricevuto, non significa rimanere al proprio posto. Noi nasciamo dalla Pentecoste, e a Pentecoste si celebra la nascita di una Chiesa che non sta al proprio posto, non mantiene le posizioni e si mette subito in cammino. Una Chiesa statica che si aggira nelle proprie stanze, badando che tutto sia in ordine, che si limita a comunicare con l'esterno attraverso solo proclami solenni, è la Chiesa prima di Pentecoste. C'è una Chiesa che non è mai esistita. Ognuno si senta chiamato perché la Chiesa è il posto di tutti,
e non è tanto un luogo, ma è quell'esperienza di relazione, di amore, di incontro a cui Dio chiama ogni suo figlio, quindi siamo tutti invitati. Sembra che la chiesa di Don Mimmo sia molto simile a quella di Papa Francesco, una chiesa inquieta. Sì, sembra di sì, io mi auguro che sia così un po' per tutti e che il cammino iniziato possa portare frutti proprio in questa direzione. Che effetto le ha fatto essere qui a Cerreto in questa manifestazione, presentazione di una lettera pastorale con una chiesa gremita? Sì, una bella fotografia che lenisce un po' lo sconforto che tante volte invece si vive guardando un po' i numeri, ecco, o guardando anche le fatiche che la Chiesa fa anche in Italia, ma soprattutto in altri posti del mondo. Penso che ci sia un po' il desiderio di ripartire, di ritrovarsi, e noi dobbiamo cogliere questi segni che Dio ci dà. Don Mimmo ha detto chiaramente che non esiste una chiesa di serie A e di serie B, quali sono poi magari delle osservazioni che l'hanno colpita in particolar modo? Ma mi colpisce sempre di Don Mimmo intanto la passione con cui comunica questo, e la passione di un uomo che in queste cose crede, e per me che lo conosco da anni posso dire che la sua testimonianza di vita va davvero in questo senso, e mi ha colpito molto questo invito a sognare, a osare insieme, perché forse è la fatica che facciamo di più. L'esperienza personale della fede un po' privata c'è, ma l'esperienza comunitaria, ecco, di un popolo che cammina insieme è un po' più faticosa e forse dobbiamo recuperarla. Riempire il cervello di idee, incendia il cuore. Ed è un fuoco che purifica, che libera dalle scorie, brucia alle radici l'orgoglio e la vanità, incenerisce fronzoli ed orpelli, ma soprattutto attizza una passione incontenibile. Gli uomini della Pentecoste sono incontrollabili, imprevedibili, perché sono bruciati dalla passione e non mossi da altri interessi. Don Tonino Bello, a cui io devo tantissimo per la mia vocazione. Amico che ha riempito di contenuti e che mi ha fatto davvero incontrare il Signore Gesù. Lui amava un'immagine, che è quella che questa sera ancora una volta mi piace consegnare e che viene fuori poi anche dalla lettera. È la chiesa del Grembiule. È la chiesa sognata da Don Tonino. È la chiesa del Grembiule, amici miei, è una chiesa libera, è una chiesa povera ed è una chiesa serva. Lui sosteneva: le nostre chiese purtroppo sono così, riscoprono la parola, celebrano liturgie anche splendide, quando però si tratta di rimboccarsi le maniche e di cingersi le vesti, c'è sempre un asciugatoio che manca, una brocca che è vuota e un catino che non si trova. Da questa intuizione ha preso corpo il volto evangelico della Chiesa del Grembiule. E quindi perciò una chiesa libera. La chiesa del Grembiule è il popolo di Dio in cammino attraverso la storia. È una chiesa libera che esce dal chiuso dei propri privilegi e dalle mura del Tempio per farsi presente e vicina a ogni uomo, lì dove si vive e si lavora, lì dove si costruisce la città, lì dove si soffre e si muore, cioè una chiesa che abita il territorio. La presentazione di una lettera pastorale, quella di Don Mimmo, lei ha iniziato il suo intervento dicendo che è un incontro soprattutto di sogni.
Sì, è un incontro di sogni, l'ho capito leggendo la lettera, l'ho capito in questo tempo in cui ci siamo sentiti ripetere più di una volta: coraggio, alzati, ti chiama. E il sogno, si legge in questa lettera, il sogno di Don Mimmo di una chiesa possibile, di una chiesa povera, di una chiesa in uscita, ma è il sogno in cui ci ritroviamo tutti noi, quindi in questo senso è un incontro di sogni, ma anche in un altro senso, che il nostro incontrare, riconoscere i sogni e scoprire in questo nostro sogno il sogno di Dio, quindi questo è il vero incontro dei sogni. Come lei diceva, una chiesa in uscita, una chiesa che dona il coraggio di osare, una strada percorribile da tutti. Sì, perché dobbiamo riscoprire un poco che la chiamata è la chiamata ad accogliere la vita come vocazione, a questo siamo chiamati tutti, tutti siamo chiamati a donare noi stessi in questo cammino e quindi tutti siamo chiamati a farci responsabili. Lei ha letto questa lettera prima di noi tutti e ha descritto anche dal punto di vista, diciamo, proprio pratico come è fatto questo libro e ha detto ogni capitolo è interconnesso all'altro. Sì, è fondamentale, anche perché leggere per esempio solo il secondo significherebbe voler cercare che cosa adesso dobbiamo fare. Il punto è tenere insieme le due parti per ascoltare dallo Spirito che cosa adesso dobbiamo fare, riconoscere nell'incontro con la parola che cosa lo Spirito ci suggerisce, in modo da poterci ritrovare insieme a partire da questa teologia che ci chiede l'ascolto dello Spirito e incontrarci insieme e capire insieme, lavorando insieme, quali sono le sfide che effettivamente ci troviamo davanti come segni di speranza, non come segni di sfiducia. Non il progetto, ma unificazione di un progetto possibile sinodale. Sì, tutti uniti in questo progetto sinodale e l'unità ce la dà il cammino. In realtà questi tavoli della condivisione di cui abbiamo parlato, che devono lavorare insieme tra di loro, sono il vero motore di questo cammino sinodale e quindi saranno il vero motore dell'unità del progetto. Ricordiamo ai fedeli che ci stanno guardando, a tutti i telespettatori, quelle che sono le priorità che possiamo ritrovare in questo libricino, nella lettera pastorale: ascolto, discernimento e formazione. Sì, sono delle priorità molto importanti perché, beh, l'ho spiegato un poco, perché l'ascolto non è soltanto è l'ascolto reciproco, è l'ascolto della parola, è l'ascolto dello spirito, è l'ascolto del territorio, è l'ascolto di Dio che parla nel desiderio di bene di tutti gli uomini e di tutte le donne. E il discernimento è qualcosa di delicato, oggi siamo chiamati come Chiesa a capire che cosa è discernimento. E la formazione, la formazione è questa strada unitaria che prende insieme questo processo di cambiamento. Lei conosce bene questa comunità, che effetto le ha fatto vedere questa chiesa gremita e soprattutto una mia curiosità: qual è stato il concetto di Don Mimmo che ha attirato di più la sua attenzione? Ce n'erano tanti, ma uno fra tutti. Allora, in realtà è vero, più che il concetto mi ha attirato proprio l'impronta che ha dato Don Mimmo a questa parola finale e mi ha colpito quello che lui ha detto, andando un poco controcorrente, no, sembra apparentemente, cioè quello di dire non è questo il volto della chiesa che cerco. In questo senso mi ha colpito questa presenza stasera, perché è una presenza di persone che ritrovavi con lo sguardo, che vivevano in un certo senso quel fermento, sentivi nascere quel fermento dentro, condividere quel fermento, ma il punto è, come diceva Don Mimmo, che dobbiamo uscire, quindi questa comunità è pronta, è matura, può andare. Voi, miei fratelli laici, non siete minorenni, non siete preti mancati, non siete persone delegate dal clero, ma ricevete direttamente da Cristo, nel battesimo e nella confermazione, la missione unica, propria di tutto il popolo di Dio, in quanto voi partecipate dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale del Cristo. Non c'è serie A o serie B, sia un tutt'uno. Dobbiamo essere poveri e innamorarci della povertà, perché dai poveri salvezza. In questo senso sto preparando un documento che fra qualche giorno condividerò insieme a tutti i miei sacerdoti, perché prima di ogni cosa voglio sempre condividere con i sacerdoti
e poi con tutti quanti voi insieme, perché lo consegnerò ai sacerdoti, un documento che possa servire a tutti quanti noi come Chiesa nel riscoprire il valore della povertà, ma soprattutto sull'uso corretto del denaro. Perché non è più possibile che si celebra un sacramento, che si fa un funerale e qualcuno vada al prete a dire quanto le devo. È assurdo. La nostra Chiesa. Non c'è una serie A o una serie B, ci siamo tutti dentro. Questa Chiesa si fida di voi, questa Chiesa si affida a voi, dalla forza dei sogni alla concretezza dei segni, e voi siete già questo segno che sta realizzando questo sogno. Scegliete sempre con libertà. Credete sempre con responsabilità e soprattutto beneditemi e benedite con la vostra presenza questa Chiesa.